È stata una bellissima mattinata di confronto con i ragazzi sui temi della pace, della guerra, della tolleranza. È stato un bel momento. Credo che dobbiamo moltiplicare questi momenti di incontro fra diverse generazioni, perché è bene trasmettere ai nostri giovani valori che ci derivano dalle esperienze del passato, ma è bene farlo trasmettendo soprattutto una cultura critica a questi giovani. Non dobbiamo trasmettere le certezze, i dogmi, dobbiamo dare loro un metodo di pensiero che gli consenta di valutare sempre la realtà in piena autonomia, di farsi un'opinione in piena autonomia e di diventare da questo punto di vista più forti. Abbiamo un mondo nel quale ormai la diffusione dei social si sta traducendo in una valanga di informazioni, l'80% false, ma in una desertificazione anche delle giovani generazioni. Dobbiamo fare in modo che i social diventino un'occasione per la crescita culturale, ma non per le mistificazioni con gli algoritmi e con le varie tecniche di manipolazione. C'è una grande reattività da parte dei ragazzi, mi pare che siano consapevoli dei problemi. Presidente, tanti di questi studenti sono prossimi maturandi, quest'anno hanno studiato le atrocità delle due guerre mondiali. Quanto è importante studiare per non ripetere? Dovremmo non dimenticare, anche se pare che dopo due o tre generazioni la memoria delle tragedie si riduce e dimentichiamo anche i morti. Abbiamo bisogno di parlare con i giovani, perché c'è una teoria, la teoria dei cicli, che valuta che ogni due o tre generazioni si perdono i freni inibitori e rinasce la disponibilità alle guerre e alla violenza. Noi dobbiamo fare in modo che i valori umani permanenti si diffondano nelle giovani generazioni e fra i diversi popoli, e soprattutto abbiamo bisogno di un equilibrio di potere. La pace non c'è se non c'è un equilibrio di potere ed un rispetto fra i popoli, e se non c'è un mondo multipolare. Nessuno può immaginare che il mondo abbia un solo padrone, un solo centro di comando. Dobbiamo capire che in questi decenni si sono affacciati sulla scena del mondo interi continenti, interi popoli, e dobbiamo trovare forme di collaborazione se vogliamo difendere la pace.